Il sindaco di Fano Massimo Seri ha tenuto questa mattina una conferenza stampa sul tema dell'arretramento ferroviario, dicendo la sua dopo le numerose notizie uscite in questi giorni. È una grande opportunità, ha detto il primo cittadino, che ha lanciato il tema della condivisione, ovvero unire e non dividere su un tema strategico come questo. Non possiamo fermarci ai campanilismi o all'isolamento, ha poi proseguito Seri, perché così si rischia di rimanere fuori dai giochi. Quindi serve una strategia comune e condivisa dove si devono trovare subito le risorse per arrivare fino a Marotta, tenendo uniti tutti i comuni coinvolti. Condivisione, grande opportunità, progetti sostenibili, consapevoli di una cosa, che la tratta dorsale adriatica è una tratta dell'Ottocento, nata con quelle caratteristiche. È chiaro che oggi, se si vogliono fare nuovi sviluppi, bisogna farlo anche con strutture adeguate. E per la nostra città rappresenterebbe un'occasione straordinaria di valorizzazione del nostro territorio, valorizzazione turistica, connessione, quindi tanti aspetti fortemente positivi. Se siamo un'orchestra dove tutti svolgono un ruolo, a cominciare dai comuni, i sindaci, le province, la regione, i parlamentari, col primo obiettivo quello di reperire ulteriori risorse per poter sviluppare il progetto. L'altra cosa che dico, ed è importante, che si facciano delle prefattibilità per capire di cosa parliamo, di tutto il tratto regionale. Quello diventa importante per condividere anche una strategia, consapevoli che c'è un'occasione, 1,8 miliardi che non va perso, perché questo è un altro elemento importante. Partendo da quello cerchiamo di ampliarlo. Abbiamo una pattuglia di parlamentari che fanno parte anche del governo, che svolgono anche un ruolo in questo senso, che ci aiuta, sapendo che ci sono risorse del governo, ci sono opportunità che si possono legare con fondi europei, quindi c'è uno scenario ampio. Poi dipende anche dalla capacità che la politica, che le rappresentanze hanno di cogliere le occasioni. Alla conferenza, su invito di Seri, presente anche il vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini. Serve un lavoro di squadra, serve che la regione si faccia anche garante degli interessi di tutti, ma che inizi anche a progettare, che non si facciano altre azioni che possano rischiare di mettere in discussione il risultato o ragionamenti anti-Pesaro che non hanno ragione d'essere, ma che si inizi a pensare all'opportunità innanzitutto di alleggerire il traffico merci anche portandolo su ferrovia, che è un'opportunità, non è un problema, anzi è importante perché permetterebbe di alleggerire di molto il traffico su gomma e il tema polveri sottili e sicurezza delle nostre strade, quindi è bene che chi si occupa di infrastrutture a livello regionale abbia priorità delle infrastrutture a livello regionale, non fantasmi territoriali. Detto questo, confermare l'importanza di questo 1,8 miliardi, che è una cifra storica per la Regione Marche, e eventuali altri passaggi vedranno Pesaro sicuramente al lavoro, sia sul piano tecnico che politico, sia rispetto a RFI, sia rispetto al governo, sia rispetto alle opportunità europee. È chiaro però che il primo passaggio deve essere quello di mettere al sicuro la base su cui costruire il resto, perché altrimenti parliamo del nulla.